No, non va bene. Eh? Allora. Scusate un attimo. Una cosa che potrebbe essere interessante è la costruzione di una stamperia. Si stampano i soldi e eliminiamo il problema. Io ci sto. Dire, i soldi non ci sono mai. No, ma qualcuno l'ha fatto, non è che mica. Pure i giapponesi che si sono fatti i soldi e hanno eliminato il problema alla radice. Allora, adesso ho scherzato un secondo per introdurre un argomento che non ho pensato da qualche giorno e che credo comunque. L'occasione del 10, io sono Gianni Belli, sono segretario dell'Unione Pini di Milano. Innanzitutto il 10 ne faremo un presidio in prefettura dove consegneremo un documento al prefetto sulla questione dell'abitativa degli sfratti e su altre questioni inerenti alla questione casa. Quindi il nostro obiettivo è presidiare, fare un presidio alla prefettura con un documento politico da consegnare al prefetto. C'è un'altra cosa che però pensavo in questo momento e credo che bisogna fare subito. Il giorno 10 stoppa gli sfratti, ma dal giorno 10 lanciare una parola d'ordine nazionale che io ho copiato, che è questa: casa pubblica, bene comune. Casa popolare, bene comune. Cioè sto scopiazzando la questione dell'acqua. Ma perché? Perché siamo stati convocati come sindacati inquilini e lavoratori dell'ALER di Milano, 120.000 alloggi di gestione, in cui il commissario ha detto: devo portare i libri in tribunale. Cioè non sanno se accenderanno il riscaldamento perché non ci sono soldi il 15 di ottobre, possono garantire gli stipendi ai dipendenti dell'ALER che sono 1.200 per 2 mesi, e poi libri in tribunale, primo caso in Italia di amministratore più grande d'Europa che è l'ALER, a cui si portano i libri in tribunale. Allora, qui stoppa gli sfratti, ma poi alla fine 120.000 alloggi a Milano, che fine faranno? Il commissario di governo, che è un certo Lombardi, che tu conosci bene, Angelo Lombardi, l'amico degli animali, P2, io mi ricordo, P2. P2. Ma lo so benissimo, P2 è amico carissimo, quello che ha detto che la mafia non esiste, ha detto quello che la mafia non esiste, eccetera eccetera, lui. Comunque, io uso l'ironia, ma in realtà è gravissima la situazione. Perché? Perché a fronte di questa condizione il compagno Maroni sta predisponendo una riforma delle ALER in cui separa la parte alloggiativa dalla parte di capitale. E se si trasformassero tutti gli alloggi come componente fiduciaria di capitale e diventano fiduciari la regione dalla parte invece manutentiva e gestionale, le risorse si stanno reperendo lì in questo momento. Secondo me non c'hanno soldi, ma stanno trasformando le case popolari in enormi capitali da fiduciari bancarie per altri scopi. Ma scusa, perché con questa fiduciaria non si farà altre operazioni? Certo. C'è un capitale reale, esatto. È un po' un marchingegno, un po' facilitato. Certo, adesso ti sto parlando per grandi linee perché questo sta accadendo in questi giorni, però è un rischio reale. E se siamo stati convocati in un posto dove non c'è la garanzia reale neanche dei servizi di pulizia, perché non c'hanno soldi, non pagano i fornitori, c'è una condizione così drammatica che il giorno 8 faremo una manifestazione unitaria dove la cosa che chiederemo immediatamente è 30 milioni di euro per poter far funzionare l'ALER. Cioè, questo è il livello, La Lombardia è così conciata, ripeto, l'ALER di Milano è la più grande d'Europa. Quindi una parola d'ordine, e io dico sempre questa frase, ma che è come la sanità, come il Servizio Sanitario Nazionale. Tu paghi un ticket e un pezzo ce lo mette lo Stato, cioè tu paghi il ticket che è un po' l'affitto, ma lo Stato ci mette il resto. Se non c'è questa cosa sono tutte balle, perché la legge regionale dell'edilizia pubblica della Lombardia dice che gli affitti servono a autofinanziare il sistema. La risposta di Angelo Lombardo, l'amico degli animali, ha detto: ma con 50 euro un po' più di spese
che cosa finanzio? Finanzio gli oltre 1200 dipendenti delle case popolari? O gli investimenti o le manutenzioni straordinarie? Ha detto ci sono 17.000 famiglie che pagano 50 euro al mese e queste cosa facciamo? O c'è lo Stato oppure? E questa è la parola chiave. Quindi so che ho deviato da una condizione di sfratti zero, ma anche di case zero, perché il più grande ALER d'Italia ha una condizione di questo tipo, dove la Lombardia della Lega di Maroni sta riformulando condizioni nuove di speculazione edilizia. Quindi io credo. Perché voi non avete un equilibrio di bilancio? Mentre per esempio la struttura di Firenze o di altre parti sanno l'equilibrio di bilancio. Cioè, allora, ascoltami. Perché non incassano abbastanza? Ma no, non solo, scusate, adesso non voglio tediare su queste cifre perché sennò sarebbe lunga, ma ti dico che per investimenti, eccetera, il deficit di bilancio dell'ALER, da quelle cifre che emergono, sono circa 260 milioni di euro di deficit, tra investimenti, debiti, eccetera, che coperti da finanziamenti e c'è tutta sta roba qui, però in realtà le cifre che appaiono sulla stampa sono di questo tenore. Ma non voglio entrarmi in questo argomento che è un'altra cosa. La morosità è salita e sono 50 milioni di euro di morosità, tasse per 30 milioni di euro, questo è il disavanzo reale, dopo il resto lo vediamo, ma non è importante, sulla questione abitativa a Milano. Quindi 52 milioni di euro di morosità, 30 milioni di IMU o di tasse non pagate, l'IRPEF, tutte quelle balle lì. Questo è il disavanzo reale, comunque. Allora, o noi abbiamo la capacità di ricondurre il diritto alla casa, stop agli sfratti, ma casa pubblica, quindi casa popolare, e quindi se una casa popolare deve essere pubblica, finanziata, sovvenzionata, strutturata e alimentata. Dobbiamo fare un salto di qualità, trasformare questo bene come bene essenziale, come la sanità. Tu paghi il ticket, va bene, paghi un po' d'affitto, chi ce lo lega, ma il resto ce lo mette sto Stato o no? Perché se no le operazioni finanziarie come avvengono in Lombardia, come qualsiasi altra operazione di autofinanziamento illusorio, trasformano nei fatti l'edilizia popolare a zero e si ricomincia a parlare di social housing, eccetera, bla bla bla, bla. Cioè, voglio dire, brutalizzo un po', naturalmente, ironizzo, ma in realtà questo è un gravissimo problema, perché se fallisce, così ha dichiarato Angelo Lombardi, non si chiama Angelo Lombardi, si chiama Lombardi ma non mi ricordo più se si chiama Angelo, il fatto di portare libri in tribunale, l'assurdo è che per la prima volta ci si trova lavoratori dell'ALER e inquilini insieme in queste richieste, dove naturalmente i lavoratori ALER non sono ben amati dagli inquilini per altri motivi per cui non sto più a dire. Siamo a questo tipo di percezione, ma la Lombardia non è che conta poco a livello nazionale, il disegno di la proposta di legge, ci sono 10.000 proposte di legge, ormai il PDL ne ha fatte due, Maroni ne ha fatta una, la Lega ne ha fatta un'altra, il Movimento 5 Stelle ne ha fatta un'altra e il PD ne ha fatta un'altra, quindi in questo contesto la giornata per Milano di sfratti zero deve avere uno sbocco futuro, perché le aspettative dell'intervento pubblico, cioè l'assegnazione di case popolari, se questo è il livello, rischia di essere zero, quindi poi gli sfratti ci sono, quindi non è che il problema sia di diversa natura, a parte la stamperia che qui mi vedrete d'accordo, ma non so se è possibile realizzarla. A ciclostile, ma siccome ai vecchi tempi. Quindi la capacità, e io proporrò in segreteria, la prossima segreteria, di lavorare questo slogan, non so se questo va bene o un altro, in cui l'intervento dello Stato, non delle regioni, perché sta storia del titolo quinto va rotto, dello Stato, del controllo dello Stato, del controllo dello Stato sulla casa, non può essere
differenziato dal servizio sanitario nazionale, non regionale, non il titolo quinto che uno fa quel cacchio che vuole sul capitale dei lavoratori, non sul fatto che c'è ancora 1 miliardo di fondi GESCAL che ballano in tutta l'Italia. Ma, cioè, voglio dire, ragazzi, i soldi ci sono, e dove cacchio li hanno messi? Ok. Questo è il